versione a trazione anteriore in allestimento unico vale 33.900 euro. 37.900 euro costa invece la versione, anche questa in allestimento unico, con trazione integrale. Inizio dai prezzi per parlarvi della nuova GQ7, perché proprio il prezzo è l'argomento fondamentale che spinge l'acquirente verso l'acquisto di un SUV compatto di produzione cinese. Ma quanto vale veramente? Scopriamolo insieme. Lunga 4 metri e mezzo esatti, GQ7 si presenta bene con un look elegante, linee estremamente pulite, ispirate al meglio della produzione europea. I riferimenti a Land Rover non si possono ignorare, ma messi insieme con buon gusto e con una costruzione che appare davvero molto curata. Linee tese, tetto a contrasto che pare sospeso ad alleggerire la fiancata, e ancora maniglie delle porte a scomparsa come sulle auto elettriche, e cerchi dal disegno aerodinamico per ridurre rumorosità e consumi. Queste sono solo alcune finezze del design della GQ7, che anche una volta saliti a bordo riesce a sorprendere con un livello di finitura sopra la media. Le dita cadono quasi sempre sul morbido, anche quando ci si siede sui sedili posteriori, dove in genere la trattazione dei pannelli porta è un po' meno curata. Non è il caso del GQ, che mette in mostra anche i rivestimenti dalla texture curata. Quanto ai montaggi, qualche scricchiolio si avverte nel momento in cui andiamo a tirare o premere sulle plastiche, ma è tutto assolutamente nella norma e in linea con quanto ormai si può riscontrare anche sulle auto di produzione europea. Il colpo d'ala è la plancia digitale, che può contare su un display da 10 pollici spiccioli davanti al guidatore e uno addirittura da 14 pollici e 8 a centro plancia in formato verticale. Entrambi sono molto nitidi, il display a centro plancia, che chiaramente dà accesso a molti comandi di bordo, tra cui la climatizzazione e il controllo dell'audio, fa rinunciare ad alcuni comandi fisici che sinceramente un po' mi mancano. Non manca invece la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, entrambi in versione wireless, e sempre per gli smartphone c'è una piastra di ricarica sotto al display dalla potenza inusitata, parliamo di 50 watt, che naturalmente richiedono il sistema di raffreddamento per evitare il surriscaldamento del telefonino durante la ricarica. Quella che può sembrare un po' sotto alle aspettative è l'abitabilità interna. Intendiamoci, in altezza i centimetri non mancano, e tra l'altro la posizione di guida di pilota e passeggero anteriore sono parecchio rialzate per la gioia di chi sceglie un SUV, ma va detto che l'auto vista da fuori sembra molto più grande di quanto non sia in realtà, e salire a bordo trovandoti in una posizione tutto sommato raccolta, ecco, questo può essere un po' una sorpresa. Dal punto di vista dell'abitabilità, un elemento a favore è il pavimento quasi piatto davanti al divanetto posteriore, per consentire anche al quinto passeggero una degna ospitalità. Una sola la scelta in fatto di motori, almeno per adesso: un 1.6 a 4 cilindri turbo benzina iniezione diretta, che eroga 147 cavalli e 275 Nm di coppia. Ma da guidare questa GQ7 com'è? Beh, iniziamo parlando della versione a trazione anteriore, quella meno costosa e che sicuramente sarà la preferita di una grande fetta di clienti. La prima impressione di un'auto sicuramente fluida e silenziosa, con un cambio automatico che passa da un rapporto all'altro senza quasi fartelo sentire. Il motore è ben insonorizzato, ma anche i rumori della strada arrivano in abitacolo molto ovattati. Devo dire però che le sospensioni fanno davvero un buon lavoro, anche perché passando su dossi e tondini, laddove tante auto europee alle volte fanno sentire qualche rumorino
di assestamento delle sospensioni, qui la meccanica sembra non avere alcun gioco, ti dà una sensazione di compattezza e solidità fuori dal comune. Buona la reattività del cambio doppia frizione 7 rapporti, si è adoperato in manuale con la modalità di guida sport attivata, ma mi mancano le palette dietro al volante e le marce si comandano tramite la classica leva tra i sedili, dopo aver innestato la modalità manuale premendo un tasto accanto alla leva stessa. Non molto intuitivo il fatto che io debba utilizzare tutta la corsa della leva, quindi con un doppio scatto in avanti e un doppio scatto all'indietro per ciascun passaggio di marcia. Non particolarmente grintosa l'accelerazione, i dati dichiarati lo confermano, 10 secondi e 3 per lo 0-100 con la JQ7 a trazione anteriore, 11 secondi e 8 nel caso della 4x4. Velocità massima per entrambe 180 km all'ora. Comunque, anche se il temperamento non è autenticamente sportivo, le prestazioni sono più che sufficienti per una guida disinvolta. È molto gradevole stare al volante della JQ7 in entrambe le sue declinazioni. Quello che convince un po' di meno è forse il dato relativo ai consumi. Il dichiarato è 7 litri e mezzo per 100 km in media nel caso della JQ7 a trazione anteriore, 8 litri per 100 km nella 4x4. Devo dire che con il percorso giusto e una guida accorta si può fare meglio di così, ci si avvicina ai 6 litri e mezzo per 100 km, ma questo va valutato come un caso sporadico. Vorrò verificare i reali consumi nel nostro giro del motoring quando avremo l'auto in prova per un periodo più lungo. Prova in fuoristrada per JQ7 che in versione 4x4 guadagna 4 modalità di guida specifiche per neve, fango, sabbia e naturalmente off-road. Abbiamo gomme decisamente poco performanti in fuoristrada, sono delle normalissime gomme estive che verranno messe alla prova sul fango. La salita davanti a noi non è particolarmente provante perché non c'è fango spesso, ma un fondo abbastanza compatto, ghiaioso, che quindi garantisce una buona trazione. Il tiro dell'auto è più che sufficiente per affrontare questo tipo di salita. Non si avverte alcun debito di trazione. Sospensioni belle toniche sulle buche, però la macchina copia bene. In condizioni di aderenza precaria, quando imposto le curve sento che dare un po' di acceleratore mi aiuta a far girare la macchina. Si vede che le pinze dei freni lavorano con una sorta di torque vectoring per agevolare la direzionalità. Centimetri l'altezza da terra, 60 centimetri la profondità di guado, angoli d'attacco e di spoglia attorno ai 20 gradi ti fanno capire che siamo a bordo di un SUV che rende sicuramente la vita piuttosto facile sui terreni difficili, ma che comunque richiede di affrontare le asperità più pronunciate con una certa prudenza. In discesa aiuta il dispositivo per il controllo della velocità che si attiva tramite un'apposita icona sul menu del display centrale. Al netto di quanto detto finora, io credo che JQ7 metta sul piatto un pacchetto davvero interessante, soprattutto nella versione 4 ruote motrici che appunto per 37.900 euro aggiunge alla dotazione anche sedili ventilati e riscaldati all'anteriore, solo riscaldati per chi siede dietro.
una attenzione particolare alla climatizzazione dell'abitacolo con filtri ionizzatori, un sistema di pulizia dell'aria in abitacolo che scatta automaticamente quando chiudiamo la porta, e ancora la dotazione di display più grandi, che vede 14,8 pollici a centro plancia contro 13 pollici e 7 della JQ7 a trazione anteriore, e un sistema di telecamere che JQ chiama 540 gradi, cioè 360 gradi nei dintorni più 180 per permetterti di vedere anche sotto le ruote tramite un sistema simulato, una telecamera che registra la strada davanti all'auto e poi te la ripropone come quando ci passi sopra, che ti dovrebbe aiutare in fuoristrada a sapere esattamente dove stai mettendo le ruote. Ancora head-up display compreso nel prezzo della versione top. Beneficia di una garanzia di 7 anni o 150.000 km, chilometraggio illimitato per i primi 3 anni e 12 anni per quanto riguarda la parte elettrica. Ma perché parliamo di parte elettrica? Perché a breve dovrebbe arrivare della JQ7 anche una versione plug-in hybrid accreditata di un'autonomia di 106 km in modalità di guida puramente elettrica. Voi che cosa ne pensate? Come sempre commenti e like sono ben accetti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi. Il mio invito come sempre è di approfondire il tema su motorbox.com, seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, X, TikTok, e di iscrivervi al Motorbot che abbiamo su Telegram, che vi avvisa dei nuovi contenuti sul web. Al prossimo video, ciao!